E allora torniamo proprio in diretta dal SMS di Rifredi. Un buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti da Daniele Bianchini in questa puntata specialissima di una diretta che ormai va avanti da mercoledì, ma che oggi inizia in anticipo rispetto al solito. Perché? Perché appunto da programma avevamo un appuntamento particolare per celebrare non soltanto l'SMS di Rifredi nei suoi 140 anni come stiamo facendo in questi giorni, ma per andare a celebrare uno specifico periodo di questi 140 anni, sicuramente gloriosi, in una giornata tra l'altro non banale, perché oggi, l'abbiamo ripetuto più volte, lo racconteremo anche oggi, è il giorno del Toscana Pride che torna a Firenze. Intanto è bellissimo sentire in cuffia questo ritorno delle cicale, sembra di essere a Bibbona, come si diceva prima con Bruno Casini qui accanto a me, così vi spoilerò già qualcuno degli ospiti di stamani. Perché stamani siamo qui? Siamo per celebrare gli anni 80, l'SMS dei Rifredi appunto, ma soprattutto il Casablanca, quello straordinario laboratorio di culture giovanili che un gruppo di persone che sono quasi tutte oggi con noi qua, qualcuno fisicamente, qualcuno ci raggiungerà in collegamento dall'esterno, ce lo racconteranno e hanno fatto in modo che tutto questo potesse essere possibile. Però intanto diamo il buongiorno ancora quest'oggi con Marzia Frediani, presidente di Arci Firenze. Grazie Marzia per essere con noi. Grazie Daniele, buongiorno a chi ci sta ascoltando, a tutti e a tutti. Siamo qui in mezzo alle cicale per questo evento a cui teniamo particolarmente, perché ci sembra che oggi stia un pochino tutto insieme. Questo spazio, questa società di mutuo soccorso che ha compiuto proprio quest'anno 150 anni, la festa dell'Arci che porta in questi giorni nuovi contenuti e un'esperienza appunto degli anni 80 che è stata un'esperienza importante in quella storia di 150 anni e un'esperienza appunto quella di che poi ce la racconteranno i diretti testimoni e protagonisti che in qualche modo ci richiama anche i temi e i contenuti del Pride a cui parteciperemo tutte e tutti più tardi, quindi insomma è un po' una quadratura del cerchio perfetta. Brevemente ti chiedo anche di darci un minimo di racconto per chi ancora magari non è passato in questi giorni qui dall'SMS di Rifredi. La Stella Rossa sta andando avanti, già le prime tre serate sono andate in archivio, poi stasera, domani ancora, diciamo due serate ancora belle dense di iniziative. Intanto però insomma possiamo dire tre giorni di un esperimento che ha funzionato alla grande. Sì, siamo tutte e tutti molto contenti, speriamo che lo sia anche il circolo, ma ci sembra di sì, che la società di mutuo soccorso di Rifredi sia contenta. La festa, i primi tre giorni è stata bella e molto partecipata, ce ne aspettano ancora due di giorni e mi fa piacere solo ricordare che c'è l'occasione di poter cenare, di stare in compagnia, ma c'è anche l'occasione soprattutto di poter partecipare a laboratori gratuiti per i bambini da 1 a 5 anni e dai 7 anni in su, la possibilità di assistere ai nostri concerti e ai nostri talk, tutto in modo gratuito. Si sta bene, si sta al fresco e quindi speriamo che tante persone vogliano venire a trovarci. E allora iniziamo, grazie mille Marzia ovviamente, l'appuntamento anche per il racconto di quello che sarà il pomeriggio di oggi del Pride, cercheremo di farlo un po' a distanza con un po' di collegamenti di chi sarà in corteo, te Marzia ad esempio sarà in corteo, noi saremo qua per raccontarvelo, quindi diciamo, sarà una lunga giornata anche oggi da passare in diretta con noi su Nova Radio, anche se poi io dico sempre un po' particolare fare le dirette dai luoghi dove vorreste le persone in realtà venissero, quindi è una sorta di racconto sperando che ci ascolti non pochi, perché l'importante sarebbe essere fisicamente qui, però siccome chi lavora in radio ha pochissime occasioni spesso di incontrare le persone, sono ascoltatori, un motivo in più per venire all'SMS Rifredi. Ok, allora arrivederci e buona giornata a tutti e a tutte. E allora non perdiamo tempo perché gli ospiti sono davvero tanti e iniziamo dalla presentazione insomma di chi questa giornata, diciamo, non so chi l'ha voluta di più di voi, sinceramente non mi prendo responsabilità, però io ho qui Vincenzo Striano e Bruno Casini che da stamani mi assistono anche visivamente nella realizzazione di questo studio volante. Vincenzo, buongiorno intanto. Buongiorno a te e agli altri che sono qui, non diciamo, li scopriamo piano piano, già ne hai detti alcuni, c'è Bruno, insomma, poi vi vediamo. E Vincenzo,
Tra l'altro la tua voce quest'anno è anche risuonata sul Nova Radio, in una trasmissione che hai voluto chiamare Spazio Comune. Sì. Io non so se c'è un se si può partire da qui per trovare un primo filone di discussione su quello che era il Casablanca, però siccome non dobbiamo dare per scontato che chi ci sta ascoltando sappia di cosa stiamo parlando, ti chiedo un attimo di introdurci a quello che è il soggetto di questa trasmissione e del perché lo stiamo facendo qui non a caso. Sì, allora hai ragione, perché sono tanti collegamenti, non vorremmo fare un'operazione nostalgia, anche se non c'è niente di male a fare anche ogni tanto la nostalgia, però in realtà non, qui ne vale la pena di parlare anche di altro. Come dicevi, qui di spazio comune ce n'è stato tanto, e la storia del Casablanca è una storia di uno spazio comune in una città che ha vissuto una stagione straordinaria, quella degli anni Ottanta. Partiamo appunto dalla storia. Il circolo nasce a Rifredi in un momento particolare. In Italia c'era il riflusso, insomma si veniva da anni complicati, e improvvisamente con le due radio della città, che in quel momento erano quelle più ascoltate, ora la più ascoltata è Nova Radio naturalmente. No, non è vero, non diciamo. Erano più ascoltate perché parliamo, più ascoltata di... No, insomma erano Centofiori e Controradio, in continua... No, Marco Imponente ci sta ascoltando, è sempre quella più ascoltata di quelle hai citato, assolutamente, ciao Marco. Va bene, è vero, ottimo Marco. No, e c'era appunto queste due radio che peraltro in concorrenza organizzavano concerti, facevano cose davvero correndo su due binari paralleli che non si incontravano. Si sono incontrati una sola volta per costruire questo Casablanca. C'era uno straordinario direttore artistico, secondo me, poi lo sentiamo perché Bruno Casini è stato il vero direttore artistico della città, lo è per certi aspetti anche oggi. E questa casa del popolo, che è in un quartiere operaio, a me mi vengono sempre in mente l'inizio delle storie dei Beatles, che nascono a Liverpool in zone operaie. Ecco, questo è, c'è qualcosa nel, insomma forse una forzatura, però c'è qualcosa che si può intrecciare, perché questo era un quartiere operaio che stava dismettendo la fabbrica, che si sarebbe spostata, e in questo quartiere operaio, in questa casa del popolo, dove tutti erano nel consiglio operai della Galileo, erano stati operai della Galileo, scelgono coraggiosamente, insieme a un gruppo di giovani che eravamo noi e le due radio, di aprire un club che avrebbe fatto musica e che ha avuto un successo straordinario di pubblico. Sono passati da qui tantissimi musicisti, teatranti, le avanguardie culturali di quegli anni, ed è stato un successo straordinario. Ecco quindi il perché della diretta radio, intanto perché c'erano le radio protagoniste anche in questo progetto, ecco perché siamo qui a Rifredi, perché questo è il luogo del Casablanca. Hai detto di un quartiere operaio, allora io vorrei coinvolgere appunto quello che è stato questo direttore artistico, visto che ce l'abbiamo qua, Bruno Casini, che prima della diretta mi diceva che in realtà poi tra l'altro questo quartiere lo conosce non solo bene, ma vivendoci da circa 30 anni ce lo può raccontare, non soltanto nella sua esperienza del Casablanca, ma come anche abitante del quartiere di Rifredi. Sì, intanto buongiorno. Sì, io vivo qui dall'88, quindi, però il Casablanca nasce nell'80, nel novembre 80. Devo dire che ho visto un quartiere che si è molto trasformato in questi quasi tre decenni. E, insomma, ne ha visto tutti i colori. Mi dispiace molto per la FLOG, che nasce nel 92 e che purtroppo abbiamo perso l'anno scorso o qualche anno fa. E, insomma, questo quartiere tra l'SMS di Rifredi, dove c'era il centro Humorside, c'era il Casablanca e c'è oggi il teatro di Rifredi gestito dalla compagnia Pupi e Fresedde, è un quartiere molto attivo. Peccato per l'avventura Meccano Tessile, che doveva essere questo museo d'arte contemporanea, che purtroppo è sparito, e quindi non si farà più questo progetto. Detto questo, è un quartiere dove vivo benissimo, e il Casablanca, insomma, sono stati il mio opening a questo decennio. Vincenzo ha già detto molto, perché Centofiori e Controradio erano due radio importanti, e aprì il 26 novembre dell'80 con Johnson Righeira, che nella sua biografia uscita qualche mese fa dice che Vamos alla Playa è nata qua.
all'SMS di Rifredi. Meriterebbe una targa. Una targa. Cioè, no. Poi non so, tra l'altro oggi si parla di Pride, nel 24 dicembre dell'81 è arrivato Ciro Cascina a fare uno spettacolo che si chiamava La Madonna di Pompei vuole bene solo ai gay. E ci fu una Vincenzo, forse raccontaci un po' le reazioni del furono consiglio un po' contrastanti dell'SMS, devo dire, grazie a Vincenzo Triani e a Gianni Pini riuscirono a far passare nel consiglio della Casa del Popolo questo spettacolo gay. Si parla dell'81, quindi, come dire, ancora i Pride non c'erano, l'associazione LGBT stava nascendo, l'arcigay stava nascendo, però Ciro Cascina ebbe un successo straordinario di fronte a un pubblico non gay, e piacque molto a un pubblico molto rock and roll, e perfino Ciro Cascina, a distanza di tanti anni, che ho risentito qualche tempo fa, dice: io non ho capito come il mio spettacolo sia piaciuto a un pubblico non gay. E questa è la bellezza del Casablanca, quella di mixare e contaminare tanto pubblico. E insomma, poi ci sono tante cose che vengono fuori, il Gaz Nevada, tutto il rock italiano. Al concerto dell'Utico Roma, tra il pubblico c'era Vasco Rossi, giovanissimo, nell'81, che Red Ronnie, che era sempre qui a filmare i concerti, il concerto di Snack Finger, il Rova Saxophone Quartet, c'è passato veramente di tutto. Sicuramente in quei due anni che è durato è rimasto nella storia. Ecco, di questa storia fanno parte anche appunto gli altri due ospiti che abbiamo intanto qui fisicamente, che direi di coinvolgere immediatamente, giusto per se riusciamo anche a ruotare, grazie mille a Bruno. Uno appunto è già stato citato, che è Gianni Pini, che ringrazio di essere qua. Ciao Gianni, che conosciamo molto bene. Sì, mi venga a raccontare dei concerti. Sì, vabbè, di tutto quello che Music Pool oggi fa. Martina mi dà delle belle finestre, e poi anche con Vincenzo, l'ultima puntata. Insomma, bene. Grazie. Nova Radio vuole bene a Gianni Radio. Pini, aspetta, diciamolo subito. Ma invece Gianni Pini è qui non a caso per raccontare anche quello che è stato appunto questo. Sì, questo, ma io facciamo un flashback. Io rappresentavo Cento Fiori allora a questo punto, giusto, Bruno? Ecco. Questo ditemelo voi, io non lo so davvero. Abbiamo fatto tante. Anche perché ora ricordavo, sentivo le parole di Bruno, in realtà io eri anche l'amministratore, Gianni, eri anche una specie di direttore. No, perché nel frattempo avevo iniziato la mia carriera lavorativa all'Arci insieme a Vincenzo Striano, eravamo il duo di punta del comitato regionale, cioè i pestiferi, perché gli altri facevano dare, e noi ci inventavamo l'Arci Kids, i progetti giovani, la musica, il rock. Vabbè, comunque, però io tra le varie cose sono anche prefondatore di Radio Cento Fiori, che però già volgeva un po' al termine l'esperienza. È stata molto breve ma molto molto significativa. E secondo me il successo del Casablanca deriva da due ragioni. La prima è che un gruppo di operatori aveva voglia di fare. Avevamo Bruno, che era una fucina di idee, con i volantini, arrivava sempre da noi con questi volantini fatti ritagliando delle foto, dei collage che ne produceva in continuazione, a testimonianza di un mondo creativo che ormai non ci dava tregua. C'erano comunque idee nuove. Tra l'altro ha influito un po' anche la nostra partecipazione, mia e di Vincenzo, alle esperienze nazionali, che avevamo nel comitato nazionale dell'Arci Kids, tra l'altro Arci Media, sì, è proprio l'esperienza dei video di cui volevo parlarvi, magari se c'è tempo nel corso della discussione, ha molto a che fare con cose romane che abbiamo imparato frequentando anche i progetti nazionali dell'Arci. Ma dicevo due elementi: il primo, un gruppo di operatori avevano voglia di inventarle, quelli erano l'anno dell'invenzione, ci siamo inventati di ogni in quel periodo, e io ho un po' l'orgoglio anche di dire che il lavoro che ho fatto per 40 anni l'ho inventato negli anni 80 e ho sempre continuato a fare quello, non ho mai cambiato. Però dall'altro forse c'è anche un ragionamento da fare sulle modalità di divertirsi e del divertimento. Perché ricordo alla fine degli anni 70, io ero anche musicista, ho fatto anche il musicista, noi musicisti venimmo espulsi dai circoli Arci, dalle balere, dai locali, perché arrivarono i DJ e piano piano la musica si spostò dal live. Noi dal vivo, quando facevo il musicista, suonavo i Led Zeppelin, suonavo i Santana, suonavo la musica che ascoltavamo, anche la suonavamo. Arrivò la categoria della disco music, che in qualche maniera, secondo me,
lasciò scontenti qualcuno, una parte del pubblico che gli piaceva intrattenersi ascoltando la musica rimase escluso da questa. E un po' forse Casablanca fu anche la riscoperta, come poi furono le roccoteche, tra cui la più famosa, la roccoteca Brighton, ma sicuramente Nicola ci racconterà tante cose anche in proposito. Non potevano riconoscere in questa ondata di disco music, mancava qualcosa, un po' anche divertirsi ed ascoltare anche musica diversa da quella che conoscevamo come intrattenimento. Secondo me è il mix di queste cose, quindi c'erano le performance dal vivo, ma poi si ballava anche, se c'era il mangiare, si poteva bere delle cose, insomma una formula nuova che poi probabilmente è anche usata da altri, perché forse poi scava di nuovo, non c'è mai niente di totalmente nuovo, ma Casablanca fu una formula di moltissimo successo, che credo fu anche motivo di ispirazione, perché dopo Casablanca di luoghi che c'era intrattenimento, performance, creatività, ma anche stare insieme, ne sono nati tanti. E non so, forse Bruno ne sa più di me, se è giusto dire che è stata Casablanca una pietra miliare in una certa direzione, comunque un contributo l'ha dato, ecco, scendendo più con i piedi per terra. E ne sono nate altre anche in luoghi come Circoli Aci, tra queste la roccoteca Brighton, di cui credo che Nicola Vannini sia stato uno dei protagonisti. Intanto però abbiamo in collegamento, visto che si è parlato tanto di musica, per prima diciamo si è parlato con chi i concerti li organizzava, poi c'è chi invece sul palco ci andava, e quindi abbiamo invitato e ringraziamo per essere con noi anche Antonio Aiazzi, che ringrazio di essere con noi. Ciao Antonio, tanto faccio capire se ci senti. Però noi non sentiamo te, perfetto, aspetta un attimo, perché qui dobbiamo in realtà, giustamente, il regista è scarso stamani, ovvero sono io, quindi lo diciamo tranquillamente. Riprova adesso, se riusciamo a sentirti. Non ti sentiamo, perfetto, ottimo. E vediamo di risolvere un attimo il collegamento con Antonio Aiazzi. Intanto però saluto e ringrazio quindi Nicola Vannini che è con noi. Nicola, ti dicevo, insomma, non soltanto Casablanca, io ho citato la roccoteca Brighton, ma in realtà raccontaci, se io non lo so, ma immagino di sì, sì, se sei qua, che anche questo palco ti ha visto protagonista. Sì, buongiorno a tutti. Sì, è una cosa molto, tornare indietro appunto nel tempo è una cosa molto molto bella, molto interessante, perché ovviamente sentendo parlare Vincenzo, Gianni, Bruno, poi ti ritornano in mente tutte le cose che sono successe. Sì, innanzitutto cioè, l'importanza dell'Arci, perché cioè, è stata una cosa, cioè, per noi che cominciavamo all'epoca a suonare, andare a giro e a fare i primi concerti, così è stata basilare. La roccoteca Brighton è nata dentro la casa del popolo settignano, perché io, essendo di Settignano, ovviamente volevo fare le cose lì, però frequentavamo ovviamente tutte le case del popolo, cioè dove c'è stato humus di creatività, e così è stato sempre nelle case del popolo. Mi ricordo ancora quando iniziamo appunto con il diaframma, andavamo all'Arci, c'era appunto Bruno, Gianni e Mario Cassini, anche che sì, ricordiamolo, Mario, cioè, certo. Cioè, ci trovavate concerti a noi, a Dittiba, Neon, che poi c'era forse sì, qualcun altro forse, cioè, noi praticamente quasi tutti i giorni si passava dall'Arci via Ponte le Mosse, ragazzi, dov'è che succede qualcosa, sta facendo qualcosa, sì. E poi ovviamente, sì, no, la roccoteca nacque perché io ero un frequentatore del Banana Moon, e Banana Moon chiuse, allora, come dire, copiai un attimino il format di Bruno, mi ha fatto ricordare appunto anche i volantini, tutti quei volantini che faceva Bruno, anch'io per la roccoteca cercavo ovviamente di farli in stile. Ma tra l'altro ce l'ho ancora io a casa, conservo ancora dei volantini del Banana Moon, ovviamente. E poi mi ricordo, noi mi sembra si aprì tipo il 30 ottobre dell'80, per cui poco prima, solamente che la barista della Casa del Popolo ci faceva smammare presto, tipo verso mezzanotte e mezzo, e allora cosa facevamo? Ovviamente aprì il Casablanca, venivamo al Casablanca a finire la nottata, ovviamente. E sì, perché questo posto mi ricordo aver frequentato anche prima, perché quando c'erano i comici teatrali Moorside, esatto,
E mi ricordo di Carlo Verdone, le prime cose, vabbè, Giancattivi ovviamente erano di casa, però mi ricordo vidi anche Carlo Verdone una volta nella Costa. E poi sì, in fondo poi alla fine mi viene in mente anche ci sono tutti questi fil rouge che ci legano bene o male, perché io andavo al Banana Moon che c'era Bruno, poi venivamo a Larci in via Conte le Mosse, c'era Gianni, c'era Vincenzo, e poi a Settignano c'era Pupi e Fresed, Angelo Savelli, che poi dopo Settignano è venuto via a Rifredi. Ecco, ci sono tutti questi fil rouge delle case del popolo che continuano a persistere anche nella mia vita, e mi piace ovviamente frequentare le case del popolo. Faccio un esempio adesso, la casa del popolo Il Progresso con la Shoot, poi la casa del popolo dell'Impruneta, dove anche lì ci fu un locale psichedelico di psichedelia che si chiamava Terapia, e anche lì alla casa del popolo dell'Impruneta continuano a fare cose. E insomma, le case del popolo sono nella nostra vita. Mi fece morire dal ridere quando Diago Bianchi, su una puntata di Propaganda, andò a mangiare alla casa del popolo della Montanina, dove anche lì hanno ripreso a fare delle ottime cose, delle ottime iniziative anche culturali. Passando da Settignano, c'è la casa del popolo, Settignano. Ah, siamo arrivati, fa Diego Bianchi. Ah, siamo arrivati. No, no, questa è la casa del popolo Settignano, noi bisogna andare alla casa del popolo della Montanina. E che c'è? Una casa del popolo ogni 2 chilometri. Sì. Sono 350, Nicola, sai, a Firenze e dintorni della casa del popolo. Un numero per cui viva la casa del popolo, dove c'è ancora humus di... dove partecipare, vivere, vedere, magari ora c'è meno, ci sono meno persone che fanno volontariato e così via, ma in ogni caso è sempre un punto molto molto bello. Sì, in realtà poi di volontariato ne abbiamo parlato tanto anche in questa festa, e siamo appunto in una casa del popolo, e comunque con il volontariato riesce a tenere ancora aperto dopo 140 anni, anche se ovviamente senza dover aprire qui la parentesi sulla crisi del volontariato di certi, esatto, luoghi, però il fatto che comunque ancora oggi resistano e abbiano resistito anche agli anni della pandemia, dove per esempio tanti luoghi, come ancora oggi all'interno dei circoli, viene in mente Il Progresso, sono comunque tra i luoghi che all'interno del circuito ACI sono tra le più grandi produzioni culturali della città di Firenze. Quindi diciamo che le difficoltà ci sono, ma fortunatamente siamo ancora a raccontare non soltanto in senso nostalgico, ma di strutture ancora, seppur mutate, ma ancora esistono. Esatto. E ora cerchiamo, appena Antonio si ricollega, cerchiamo di capire se c'è questi problemi audio, perché in realtà non si riesce a capire come mai non si riesce a sentire Antonio, perché dal computer l'audio ci arriva per la musica, ma non sentiamo l'audio di Antonio, che vediamo collegato ma non lo sentiamo, e non continuiamo a non sentirti, non so come fare, però cerchiamo intanto di andare avanti tra di noi. Vincenzo, ci raccontavi appunto di questa idea di un rivoluzionare, se vogliamo, anche nel rapporto con il circolo stesso. Qualche ricordo tuo, anche proprio come ci diceva Gianni prima, di riuscire a far passare l'idea che questa fosse una buona idea? Ma allora, io una cosa, per arrivare anche al presente, poi dicevano un po' anche gli altri, e una delle cose era appunto, l'ho detto, i Beatles, Quartiere Operaio, che però riusciva a trovare la forza di far confrontare, c'era spazio pubblico, se così si può dire, spazio comune, cioè si confrontavano, la cosa che ricordava Bruno, il Natale gay, insomma nel circolo, io quando andai a dirlo in consiglio fu immaginato nel 1980, fu un trambusto, dopodiché però la Casa del Popolo col suo consiglio di operai e operai, quasi tutti della Galileo, un po' come nel film Pride, alla fine minatori e omosessuali. Ecco, questa cosa poi diventò invece una cosa vissuta, difesa, e tutto sommato il circolo era contento di averlo fatto. Su questo voglio fare anche io i complimenti all'ACI, perché ho visto la festa in questi giorni, e avere dei luoghi dove si incontrano generazioni differenti insieme. Eccolo, questo
Allora, aspetta, ora sì. Antonio Agliazzi, finalmente. Sì. Ho cambiato. No, ma rimettiti pure dove. No, non è colpa tua, Antonio. Vai tranquillo, rimettiti pure dove eri più comodo. Abbiamo trovato l'arcano. Grazie all'aiuto da casa, come nelle migliori delle trasmissioni. Allora ritorno sull'altro. Bravo, sull'altro, mettiti comodo e stai con noi. Bruno, noi siamo qua, tu non ci puoi vedere, ma noi ti vediamo anche muoverti in casa. Siamo con Nicola Vannini, c'è Bruno Casini, come tu ben sai, c'è Gianni Finch, c'è Vincenzo Striano e siamo in diretta su Nova Radio, oltre che essere appunto all'interno dell'area che sta ospitando in questi giorni la Stella Rossa Fest, la festa dell'Arci Firenze, ovvero all'SMS di Rifredi. Bruno. Antonio, raccontaci le tue incursioni alla Casa Blanca di Rifredi. Incursione, cos'era? Un parà. Sentite, c'è un bel gruppo di reazionari, volevo salutare tutti. Vabbè, il Casa Blanca era effettivamente i primi anni era il punto di ritrovo, ma anche dove non, diciamo, ci andavi anche soltanto per fare due chiacchiere, a differenza degli altri posti che erano tutti, mi sembra abbastanza, come dire, impegnati, oscuri o dark, eccetera eccetera. Casablanca era un attimino più easy, più social, più tavolini, abat-jour, colorini, ecco, era una postazione diversa. Quindi certe volte, cioè il dark poi alla fine poteva anche stancare, no? Tutti i locali chiusi in questo modo, cioè sedati in questo modo. Però avete fatto la Mephisto Festa. Sì, abbiamo fatto la Mephisto Festa per colpa sua, come al solito. E vale a dire che ci chiedesti di fare una performance, perché lì Civa gli faceva fare le performance. Quindi oltre alla parte musicale c'era anche un po' un'attitudine di Piero, anche sicuramente a teatralità, gesto, mimo e così via. E comunque ci piaceva molto l'idea che, cioè, le improvvisazioni per gli Tweeba erano queste, cioè creare da un punto di partenza di una performance, poi sganciarsi. Ecco, non le facevano mai in concerto, questo è buffo, le improvvisazioni, un poco rispetto a altri gruppi, però questa idea della performance fu subito accolta con sommo dispiacere di mia madre, che si vide costruire una bara in giardino da Piero e che poi fu portato sul palco dove c'erano luci, lampi e quant'altro, e partì la Mephisto Festa, che era una specie di sabba. I primi 20 minuti furono una cosa del genere, dove tanti stroboscopi, improvvisazioni, e poi si fece, se non sbaglio, anche dei brani di Litfiba in fondo. Tra l'altro avete fatto anche un capodanno con Johnson Righiera, ti ricordi? Capodanno postmoderno. Ah, è vero, me l'ero completamente dimenticato. Tecno Spray e Monuments, e Litfiba e Johnson Righiera. È vero. E poi, comunque, insomma, al di là anche, diciamo, della zona Barrettino, si facevano anche tante belle cose dentro a Rifredi. E poi non per niente le finalissime del contest Rock Mettedenti, dove voi siete andati a Bologna e avete vinto. È vero. E quella sera, ti ricordi chi c'era come supporto, special guest? Eh? C'era Ginger Baker dei Cream. Esatto. Ah, è vero. Ecco, Ginger Baker dei Cream è stato qui alla Casa Blanca. Sono con gli alcol, mi sembra. Non so con chi fosse, però c'era lui alla batteria. È bellissimo questo momento di riscoperta biografica di Antonio Agliazzi con Bruno, e racconta la sua 40, vita. 41 anni, cominciano a essere. Già ho poca memoria io in assoluto, poi 41 anni cominciano a. Ma noi da te aspettiamo il tuo libro, caro Antonio. Aspettate. No? Tutti hanno fatto il libro, tranne che te. È vero. Nicola Vannini anche. Ascolta che Nicola, porca miseria. No, Nicola non l'ha fatto. Non l'ho fatto. Allora, quando lo fa Nicola, lo farai anche te. Sì, allora, si fa insieme, si scrive insieme, dai. Sì, ecco, buona idea. Non credo sia mai. Antonio, grazie, a presto. Grazie a voi, un saluto. Un grande abbraccio. Ciao Antonio. Ciao.
chissà se poi in realtà nei racconti anche delle rock star italiane che poi si abituano a calcare i grandi palchi, nei racconti dei primi passi c'è, cioè spesso, no, dei racconti che tornano dei piccoli club, e questi che raccontate voi effettivamente, no, vanno a ripescare proprio in quel periodo in cui molti di quelli che si possono diventare delle pietre miliari della musica italiana sono partite da lì. No, aspetta, la cosa importante che Gianni deve, questo, noi abbiamo fatto qui a Casablanca, New York, sul cinema underground newyorkese con Video Staff, se Gianni ricorda, e Video Staff è stato una cosa importante. Ah no, se volevate un po' fare un punto su questa questione del video, perché io me la ricordo con una certa importanza, perché Video Music credo sia nata un paio di anni dopo, ecco, addirittura 4 anni dopo, però in quel tempo cominciava a girare qualcosa nel rapporto fra musica e video, che fosse qualcosa di più della foto dell'artista con un po' di sottofondo musicale. E in quel periodo a Roma ci fu un'iniziativa proprio che la con Vincenzo vedemmo dell'Arci Nazionale, perché una multinazionale francese, si chiamava Gaumont, stava investendo molto sul linguaggio video, la telecamera affiancata alla cinepresa, eccetera, eccetera, e a Roma inventarono uno spazio, che per l'estate romana è stata una grande fucina, direi anche noi qualcosa abbiamo scopiazzato dal grande Renato Nicolini, presero un cinema romano, il Maestoso, e lo trasformarono in un videocinema con tanto di schermi cinematografici e video che producevano immagini, e si creava questa comunicazione fra immagine video e immagine cinematografica più tradizionale. Li riprendemmo un po', perché nel periodo Casablanca inventammo anche, cioè, ci stetti dietro, io mi ricordo, prendemmo dei monitor, li collegammo a un minimo di regia video e riuscimmo a far ballare anche le persone sulla base di alcuni videoclip musicali. Qui, se non sbaglio, mi aiutò Ernesto De Pascale, perché mi dette una credit card, insomma, fra virgolette, di presentarsi in RCA, che in quel periodo aveva prodotto tra l'altro 2 clip meravigliose, una di David Bowie e uno di Adam and the Ants, che erano probabilmente le prime videoclip prodotti da una major con i criteri del cinema, nel senso c'erano le telecamere, c'era una regia, mi ricordo una sorta di Pierrot Lunaire di David Bowie che cantava Ashes to Ashes in un paesaggio lunare, insomma spaziale, e poi Adam vestito col suo tenuta anni, mi ricordo che piratesca. Il primo video che vidi di Joy Division lo vedi qui a Casablanca, Transmission. Per cui, cioè, e quindi noi pionieri. Quello che esisteva riuscimmo a inventare anche in certi momenti anche una sorta di video discoteca in cui le persone ballavano mixando i video, una roba che provammo. Poi dopo diciamo il linguaggio musicale si legò molto al video, quindi nacque addirittura Video Music e diventò una cosa che andava ben oltre, però ricordo fra le cose creative che ci riuscimmo a inventare era anche questa di far vedere le videoclip in un contesto di divertimento e di luogo di aggregazione, ecco, non soltanto da vederli su qualche schermo. La cosa da dire è che il Casablanca ha avuto due, Vincenzo ricordi, due fasi, la prima molto knipe tedesca dove tavoli di legno alla Oktoberfest, e poi la seconda fase all'allestimento di Cauteruccio e di Cesare Pergola, che fu un videobar con i monitor. E mi ricordo che tra, a parte i clip che ha citato Gianni, c'era un film che era La spada nella roccia, che andava molto per la maggiore, cioè tutti volevano vedere La spada nella roccia di Walt Disney, era uno dei film preferiti del Casablanca. E poi, come diceva Gianni, si ballava, e qui sono nati i Killing Joke. Il primo album di Killing Joke era passato a manetta proprio, come Stop Making Sense dei Talking Heads, come tantissimi gruppi che qui hanno fatto il loro rodaggio. Sì, no, tutte quelle cose mettevo anch'io sui Roccoteca. Eh beh, certo, tu eri più duro però. Sì, quello è vero.
No, no, Massimo, potevo mettere Human League. E gli altri sono Bauten, no, i Throbbing Gristol. Sì, no, 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 mi ricordo gli AC/DC, la Rocco Tena Brighton. No, può essere, perché c'era l'altro, l'altro mio amico, l'altro DJ, era più, metteva Sex Pistol e queste cose qua. Io invece ero più, più wave, wave dark, allora mettevo invece appunto Killing Joke, cioè Division e tutte queste cose. Però io penso che la cosa importante del, ora senza fare sempre discorsi seri, perché era un luogo di divertimento, ricordiamocelo, e però anche di voglia di far cultura, era questo non che dovrebbe essere dello spazio pubblico, secondo me. Cioè lo spazio pubblico ha senso se si confrontano cose differenti, che si intrecciano, si contaminano, se no diventa, come dire, una somma di spazi privati dove ognuno dice la sua cosa, se la tiene per sé, poi tanto esatto, può... Esatto, però vi chiedo anche una cosa, vi faccio una domanda, buffa direi. Vabbè, io lì all'Orcoteca facevo, vabbè, la gestivo, avevo 20 anni, per cui insomma è un ragazzo... E mettevo i dischi perché ero quello che conosceva di più la musica. Per cui la gente veniva lì e si divertiva e io dovevo stare a mettere i dischi. Anche per voi è stata la stessa cosa. Assolutamente sì, serate sulla porta a controllare gli ingressi. Dovevi stare là. No, allora, quando stavi in un locale... conoscevi un sacco di persone, questo era bellissimo, e piacevi di più di quello che insomma la natura ti aveva dato, cioè sicuramente più affascinante perché eri quello del posto, per cui c'era questa gratificazione. Però erano, sì, hai ragione, erano, e l'altra cosa però che mi ricordo oltre alla fatica era l'inconsapevolezza. Nessuno di noi faceva queste cose pensando che sarebbe stata la mitica stagione degli anni Ottanta, si faceva per un bisogno di reagire culturalmente a una situazione pesante, erano appunto quella, era l'Italia del riflusso, invece questa onda fiorentina, non solo fiorentina ma soprattutto fiorentina, che invece riscopriva la voglia di nelle case del popolo, e in questo sì sicuramente c'è un merito dell'Accio, che le case del popolo erano qui e non c'erano da altre parti, come a Liverpool c'erano i locali e dunque i Beatles sono nati e sono potuti nascere perché suonavano, perché c'erano dei locali aperti. E secondo me l'onda fiorentina è nata per tanti motivi, ma anche perché c'erano queste case del popolo, che comunque gestite anche da persone con una mentalità tradizionale, ma che avevano voglia però di confrontarsi, era spazio pubblico. Davano fiducia ai ragazzi. Sì, tra l'altro ricordiamo che Casablanca ha prodotto Macchie Solari, che fu una produzione di Giancarlo Riccio, e con tre gruppi italiani, erano gli Hi-Fi Bros di Bologna, i Neon, un video dei Neon molto bello che gira ancora su YouTube oggi, e gli Arfleri, che era un gruppo di Brescia. Ma abbiamo Ghigo Renzulli, ci sente? Pronto, io vi sento, non so se mi vedete, io non vi vedo. No, noi ci sentiamo. Meglio se non ti si vede, però. Vai, visto. Anche perché sono troppo bello il confronto a voi. Che esatto, fare, cioè. Ci fai sfigurare. Hai visto. Senti, Ghigo, buongiorno tanto. Ciao a tutti, ciao. Senti, ci dici qualche ricordo tuo del Casablanca? Dove tu, tra l'altro, insieme a quell'altro forsennato di Gianni Maroccolo, mi portasti la prima cassetta, perché all'epoca c'erano le cassette e non c'erano tutte queste cose nuove, ultra tecnologiche, e queste cassette con sei brani dei Litfiba, che io ascoltai dopo una settimana, cominciai a cantarle e dico, questi sono dei grandi musicisti. Hai visto? Ha colpito quella cassetta. Ce l'ho ancora. Ora risentila ogni tanto, falla girare con la vecchia matita. Ti ricordi la matita per girare? Perché si smagnetizza. E poi, comunque, al di là di quello, sono bei periodi. Casablanca me lo ricordo benissimo. Se non sbaglio, ci abbiamo suonato tre volte. Esattamente. Mi sembra. Sì, mi ricordo, vabbè, la Mefisto Festa, un ultimo dell'anno con i Righiera, possibile? E poi anche, la finale per il Festival Rock. Si sta parlando dell'81-82, ragazzi. Esatto. 82. 82, sì. È vero. Me le ricordo le serate. Forse quella un po' più nebulosa è la finale per il Festival Rock.
anche perché mi ricordo più il Festival Rock, però quella sera con i Righiera e quella della Mefistofeste mi ricordo perfettamente. Posso dire, di aver avuto l'onore di farvi fare il primo concerto, dico. E la cassetta, che ha dato a Bruno ce l'avevo anch'io, ce l'ho ancora ovviamente. La Roccoteca Brighton, dove nascono. La Roccoteca Brighton, infatti. Fu un concerto meraviglioso. Eh sì, ma te lo ricordi bene, c'era con le casse che ondeggiavano, sì. Te lo ricordi? E c'era anche il nostro fonico che urlava, stati attenti. Io mi ricordo che la Iazzi passò metà concerto a tenere ferme le casse. Suonava con una mano sola? Sì, suonava con una mano sola. Ci sono stati altri tour dove ho suonato con una mano sola, capito? E ti devo dire che è un'altra cosa, anche affascinante comunque, non è male. Suonare con una mano sola è più incisivo, ecco, come tipo di meno aereo ma più incisivo. Senti Ghigo, noi ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo Novox. Vai, no, io sono qui, sono in mio studio casereccio, sto componendo, quindi è una pausa in mezzo alla composizione. A questo punto potrei fare un annuncio pubblicitario. Se le vuoi fare te, va benissimo. Sì, in qualità di tuo distributore, sì. Sì, infatti. Che è uscito il nuovo singolo dei Novox. Sì, per ora sì, è uscito il nuovo singolo. CD singolo formato 7 pollici in 3 copertine differenti per gli amanti del collezionismo. Del collezionismo. E andate a sentirvelo, anzi magari cercate anche oppure per chi ha tanti amici a cui regalarlo, anche me, che va bene anche per questo. Sì, certo. Ciao Ghigo, grazie. Ciao Bruno, ciao Nicola. Ciao, Nicola. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Allora, siamo riusciti a fare anche questi collegamenti con grandi protagonisti della musica italiana che appunto dal Casablanca sono passati da protagonisti già allora. Vi volevo chiedere un po', voi avete, molti di voi insomma, continuato a lavorare nell'ambito della musica, dell'organizzazione degli eventi, a voi personalmente il fatto di aver iniziato o comunque aver fatto quello che avete fatto anche al Casablanca ha lasciato qualcosa anche nel resto della vostra professione? Ma guarda, io devo dire grazie a Gianni Pini e a Vincenzo Triano, dopo il Casablanca che chiuse nel marzo 82, fu un peccato perché insomma c'erano tanti progetti, però insomma per un eccesso di successo, nel senso era troppo pieno il circolo... Questa cosa mi mette angoscia perché io sono nato nel marzo dell'82 e non lo sapevo però questa cosa. Ecco appunto, quindi io personalmente arrivò a Rodolfo Banchelli che mi portò al Manila di Campi Bisenzio, lì sono rimasto quasi 5 anni con Rodolfo a programmare il Manila e poi mi sono spostato al Telex e poi ovviamente nel frattempo tempo e anche adesso collaboro con Music Pool, l'associazione che Gianni conduce sapientemente da più di 40 anni mi sembra, con molti concerti live, jazz e dintorni, e quindi come dire, per me il Casablanca dopo il Banana Moon, come ha citato Nicola, è stato un po' il percorso, lo start di partenza. Sì, io Vincenzo, appunto, no, la cosa mia è che col Casablanca poi dopo a seguire sono state fatte tante cose sempre col gruppo che diceva appunto Bruno, il Festival delle Etichette Discografiche Indipendenti, la Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo, erano tutte sfide culturali molto, molto guerriere, insomma giocate sul momento e con quell'inconsapevolezza sia dell'età ma anche della voglia di uno che fa cultura e che non si stava a chiedere troppe cose, se conveniva, fin dove si poteva arrivare, si forzava molto. E poi per me diventa anche la storia poi di stabilità all'interno dell'Arci che è durata per molti anni e poi dopo nei movimenti, insomma nei cambiamenti ci sono stati. Ma il Casablanca è stato davvero un battesimo del fuoco, ecco.
Del fuoco, non solo del fuoco, un sacco di cose che non si possono dire però in trasmissione. Tra l'altro Vincenzo firmava tutti i contratti, li firmava Vincenzo, eh. È stato l'inizio dei processi. Erano tutti a nome di Vincenzo, cioè i Gaz Nevada, che furono tosti, insomma, un contratto del dicembre 80 che fu trasferito alla Flogger, perché qui i biglietti non erano venduti, non ci potevano stare più di 300 persone, e andammo alla Flogger e si fece più di 1000 persone con i Gaz Nevada. Ma voglio ricordare la prima mostra fotografica di Massimo Sestini, l'ha fatta Massimo Sestini, uno dei fotografi più importanti a livello internazionale, uno che vive tra Londra e Dubai, che fotografa John Biden e fotografa Putin, e ha fatto la prima mostra, l'ha fatta qua, l'ha fatta, e quindi gli va riconosciuto. Rock Portraits fu fatta nella veranda del Casablanca. E vedi Daniele, te nascevi e noi avevamo già, già invecchiavamo. No, mi faceva impressione questa contemporaneità delle tempistiche, non lo sapevo, magari appunto. Tra l'altro mi sa che qui sono nato di sabato, il 13 marzo, mi sa che probabilmente era di sabato, così forse si scopre. Il giorno di chiusura, ecco, si scopre che era la giornata di chiusura, perfetto, ottimo. No, in realtà guarda, sono chiuse, un figlio del Casablanca. Sì, ma chiuse per, io mi ricordo, fu una lunghissima discussione in consiglio. Poi in realtà stava diventando insostenibile la quantità di persone per un circolo come questo, e il locale era grande ma non grandissimo, e la Casa del Popolo veniva invasa, soprattutto nel fine settimana, da una quantità di persone talmente grande da piano piano da rischiare di perdere anche. E poi, come sono le cose culturali vere, hanno un tempo che non è quello del mercato ma è quello della creatività. E a quel punto c'era bisogno di spazi più grandi, dunque il Tenax, il Manila, e forse, diciamo, questo diventava troppo piccolo e aveva svolto la sua funzione, ecco, nessun pentimento. Certo, se durava di più, un incubatore, sì. Ma poi i personaggi sono passati, Bruno potrebbe citarlo, come ospiti o come artisti c'è passato il mondo culturale degli anni Ottanta al Casablanca, venivano da varie città, uscivano articoli su tutte le riviste e i giornali nazionali, insomma è stato per l'Arci, per il circolo, per noi un'esperienza, appunto, un battesimo. No, tanto ci fu molta attenzione anche al jazz, perché all'interno del semestre di Fredi c'era un circolo che si occupava di jazz, no? E poi insomma con il Music Pool e con Lorenzo Pallini organizzammo Rova Saxophone Quartet e Roscoe Mitchell, che furono concerti importantissimi. E poi tanto jazz fiorentino, c'è passato Maccianti, Nico Vernuccio, c'è passato tantissimi musicisti che arrivavano dal CAM, che era il Centro Attività Musicale di Firenze. E poi il progetto di Barbara Nativi, Soufflé, il martedì dedicato ai nuovi comici, e qui c'è passato Riccardo Pangallo, i primi Paoli Handel, Roberta Pinzauti, le sorelle Meraviglia, insomma c'è passato veramente tutto il... Ora, non era più Casablanca, ma qui si è tenuto anche il cavallo di battaglia, che era questo concorso di comici nell'83, se non sbaglio, del Laboratorio 9 di Barbara Nativi e Stivano Panichi, dove quella sera a questo contest, quell'edizione, vinse Leonardo Pieraccioni. A proposito di aver lanciato... E poi tra gli artisti c'erano i due Mendi, che erano Cecchierini e Pasci, che erano tremendi. No, i due Mendi, beh. Gianni, volevo chiederti una cosa. Mi fa impressione sentire tutti questi nomi, perché se non li abbiamo contati, ma in una storia relativamente così breve in realtà c'è stata una produzione forse sovrannaturale rispetto a un locale, anche come siamo abituati invece oggi a parlarne. Te di eventi ne organizzi ancora tanti durante l'anno, però effettivamente Bruno ne sta citando a decine e decine. Beh, che insomma, non è normale oggi. Organizzare un evento live era un po' più semplice di adesso, perché adesso infatti mi piaceva capire anche voi sulla sicurezza, la safe security, e poi anche le schede tecniche, la gestione di un palcoscenico. Insomma, era un periodo in cui c'era più un effetto di gruppo, siamo in qualche maniera, insomma, si andava sul palco. Ora è un po' più difficile, e non so se sarebbe oggi, riguardando un po' indietro, sarebbe ripetibile un calendario così fitto di eventi.
forse c'erano delle condizioni che lo potevano consentire un po' meglio, e c'era la volontà anche di fare delle cose, perché le idee arrivavano e c'era, come dire, di giocarsele subito, ecco, di non aspettare la prossima stagione. Si mandava tutto in scena, come arrivavano le notizie, qui si potevano andare in scena. Ora forse il lavoro è un po' più immediato, forse anche più, come dire, standardizzato. Nel locale piccolo vanno delle produzioni, altre prendono immediatamente un'altra strada, e la musica è più canalizzata, per non parlare poi delle multinazionali, della Live Nation, eccetera, che a quei tempi non esistevano. C'erano le radio che facevano i concerti, ora c'è Live Nation, c'è Eventim che si spartiscono il mercato, ma è un altro scenario, e quello era uno scenario completamente diverso, e certe cose forse di allora oggi non sarebbero più possibili. E te, Nicola, invece, che con gli artisti ci lavori, poter avere l'opportunità di avere magari più luoghi tipo questo, forse vi faciliterebbe anche riuscire a far circuitare di più quelli che sono i prodotti musicali di oggi emergenti? Sì, ora il discorso attuale è un po' più complicato, perché, come dire, prima il concerto serviva per fare promozione all'uscita di un disco, adesso l'uscita di un disco serve per fare merchandising per gli spettacoli dei concerti, si è un po' capovolta la cosa. Però sì, il fatto era che era molto più semplice fare le cose, tipo all'epoca si poteva fare tournée, sì, ma tournée fiorentine, cioè appunto sono andate alla Roccoteca, poi sono andate a Casablanca, o c'era anche il Laster, che era anche quello una casa del popolo, sì, giusto? A Pretola, e volendo anche Casa del Popolo di Contammensola, insomma c'era tutte queste tournée nelle case del popolo. Ah, le feste dell'Unità ovviamente venivano fatte spesso, insomma, anche lì. E sì, il problema non è, purtroppo non è ripetibile, perché c'è troppa burocrazia adesso. Prima, ok, viene a suonare, sì, bene, viene a suonare, l'impianto com'era, sì, forse c'era, mi ricordo una volta andammo a suonare con il diaframma a Orbetello, si presentò l'ispettore della SIAE, ragazzi, ci avete il permesso? Di che cosa? Ah no, perché voi, se voi suonate, dovete essere iscritti all'EMPALS, mi ricordo. E noi sapevamo proprio assolutamente niente di tutto ciò. Ah, mi raccomando, allora dovete iscrivervi qua, là, sotto, sopra. E tutte queste cose qui, adesso non puoi muovere un dito se non c'è tutto regolamentato, tutto fatto. E sì, ovviamente ci fossero più locali, non sarebbe male, ecco, più che altro per far suonare quei tipi di gruppi, come dire, medio piccoli, perché tanti, non so se vi siete accorti, appunto, tanti vanno a giro solamente, fanno chitarra e voce in maniera tale da poter, come dire, viaggiare più velocemente. Però se ci pensate bene, uno va a comprarsi il disco di quell'artista lì e c'è e sul CD è completo, c'è tutta la musica, c'è altri strumenti, per cui sarebbe bello ovviamente sentire l'artista nella sua completezza, invece solamente chitarra e voce. Però ovviamente va bene anche così. No, ultimi flash che mi vengono in mente. Il primo è che qui sono nati Rock Luca, che poi diventano Pankow. Qui sono nati, praticamente i Pankow sono nati qua, sono nati. Che, cioè, tra l'altro, mi si diceva Fazzolo, partono per una grande tournée negli Stati Uniti alla fine di luglio. E poi il mitico concerto delle Candeggina Gang, con Joe Squillo, sì. Che furono fischiatissime dal pubblico e le mandarono via. No, andammo io e Bruno dopo a nel Camerini, e poi le, ma qui istigò la rivolta fu Ringo De Palma, che non voleva far suonare, perché non sapevano suonare effettivamente. No, odore mi fai vomitare vicino a te, mi sento male. Ecco, appunto, vomito, era uno dei loro cavalli di battaglia. Però, insomma, con Vincenzo poi riuscì, stavano piangendo nei camerini. Era nei panni di un artista, il 24 così. Dicembre dell'80, era una vigilia di Natale, e poi riuscirono, finirono il concerto, insomma la cosa fu salvata. Però io volevo, perché sennò poi facciamo il déjà vu e basta,
Però diciamo, lo dico perché a me mi è molto piaciuta la festa dell'Arci di questi giorni, ne parlavo anche con un amico incontrato. È vero che non è che tutto è perduto, cioè si può ancora provare a scommettere su spazi comuni, su luoghi di incontro, non c'è solo e soltanto, come dire, le logiche insomma del business da cui non ci si può muovere. E Gianni continua a fare il produttore di musica, cioè l'organizzatore di musica, Nicola fa il produttore, insomma ci sono ancora delle cose che si possono fare, e l'Arci dimostra qua a Firenze, mi pare in maniera particolare, che insomma, nonostante si venga fuori dal Covid, da un sacco di cose, la festa qui, Daniele, è piena di gente. Io ci sono venuto due, sì, tre sì, sere. No, è stata per finire questo momento un grande successo, e devo dire che anche la scelta, rimanendo sotto l'aspetto prettamente artistico, poi in realtà c'è molto altro, ci sono alti contenuti che partono dal pomeriggio con gli incontri che facciamo, sulla rivolta delle donne in Iran, è stata davvero molto bella, molto partecipata, quindi questo vuol dire anche che c'è voglia anche di stare un attimo ad ascoltare, non è banale. Però a livello anche di scelta artistica, abbiamo cercato di dare in 5 giorni un'immagine più ampia possibile di quello che è il mondo variegato dell'Arci oggi, che al suo interno continua ad avere tante anime anche di più età, di più generazioni, e quindi si parte da un'idea di portare il concerto di Ginevra Di Marco all'interno di un circolo Arci in modo gratuito, da regalarlo alla città, e la città ha risposto proprio prendendolo come un regalo, un livello d'affetto che evidentemente insomma verso Ginevra Di Marco, verso Magnelli c'è ancora, e ha risposto così, fino ad avere però anche ragazzi giovanissimi fiorentini a suonare. Ci sarà Nicolò Orrificio Mario domani sera a suonare, stasera scusate, domani ci saranno gli Acquarama, cioè tutti band che hanno avuto anche loro, o che stanno iniziando ad avere il proprio percorso partendo dalla città. Cosa per dire che evidentemente forse l'idea di aprire a più strati una festa del genere funziona, e forse è quella anche che si avvicina più alla fotografia che l'Arci effettivamente oggi è. La partecipazione, essere oggi qua all'interno di un quartiere come Rifredi, dicevo prima anche a Bruno, ci ha dato un po' la sorpresa di ritrovarsi con questa partecipazione del quartiere all'interno della festa, che di fatto te l'anima anche in quegli orari che normalmente invece da altre parti era più difficile riuscire ad avere frequentazioni. Popolare, era una cosa popolare, volevamo, e questo forse ce l'abbiamo fatto. Non sono mancati riferimenti, come poi era allora e come è giusto sia anche oggi, anche alle cose sociali, alle vertenze. Sì, sì, dire, no, ieri sera abbiamo avuto i lavoratori di Mondo Convenienza, hanno avuto il loro spazio per raccontare quello che sta succedendo, il loro sciopero che va avanti ormai da più di un mese. C'è questa concomitanza con i 2 anni della lotta della GKN, stasera ci sarà questo concerto proprio là davanti allo stabilimento con grandi nomi, ci sarà Willy Peyote, ci saranno i Pancreas, ci saranno GKN ce l'ha molto questa, cioè l'ex insomma la vertenza insomma di mettere insieme i temi politici insieme ai temi culturali, hanno fatto appunto questa cosa sulla scrittura, insomma sono sì l'idea di convergere, insomma credo che in qualche modo abbia attecchito bene in questa città, e proviamo a portarla avanti anche noi nel nostro piccolo. Sì, lo facciamo volentieri, l'abbiamo fatto anche stamani in realtà. Io direi di arrivare un po' a chiusura di questa ora di chiacchierata, e comunque poi da lunedì immagino ormai, quando rientriamo poi in possesso dei nostri studi regolarmente in Piazza dei Ciompi, ritroverete anche in podcast sul sito novaradio.info. io ringrazio tantissimo i miei ospiti qua stamani, che hanno voluto e che mi hanno aiutato in questa conduzione. Non sarebbe stato per niente semplice, appunto solo fatto di essere nato quando tutto invece era già finito, e che invece mi ha fatto molto piacere farla effettivamente nel luogo dove tutto è accaduto, e credo sia stata una buona idea. Quindi grazie a Vincenzo Striano, a Gianni Fini, grazie a Nicola Vannini per essere stato con noi stamani, a Bruno Casini che mi ha aiutato in questa co-conduzione di fatto stamani, grazie davvero Bruno, eccezionale, la tua memoria che ci aiuta in questi racconti. È la nostra memoria storica un po' di tanti. Ci vuole un premio della città, Bruno, prima o poi, io lo dico
sempre. E vediamo se qualcuno magari lo raccoglie questa proposta. E chiaramente anche a Antonio Aiazzi e Ghigo Renzulli si sono collegati per questi ricordi del Casablanca stamani in diretta su Nova Radio. Vi ringrazio ancora. Vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio con il Pride. Per chi volesse partecipare al corteo, il ritrovo è dalle 16.30 in Viale Machiavelli, in pratica Porta Romana. Il corteo poi attraverserà tutta Via Romana, Via Maggio. Si va sul Lungarno Guicciardini, intanto arrivano anche qualcuno insomma a trovarci giustamente dal pubblico e siamo in città, quindi arriva anche qualcun altro, Bruno, che si affaccia qua. Potremmo fare una notte bianca sul Casablanca, dai. La prossima volta. La prossima grazie volta. Nova Radio. Grazie mille a voi. Ciao, ci sentiamo qua. Ciao.